fondamentale l'approvazione del pacchetto sicurezza da parte del governo. Ringrazio tutto l'esecutivo, la Meloni, il ministro dell'Interno Piantedosi, Crosetto, il sottosegretario Perego, il sottosegretario Molteni, ma anch'io ho fatto la mia parte. Abbiamo lavorato molto con l'arma dei carabinieri, la polizia, le forze dell'ordine, le forze armate, i COCER, i sindacati, e ringrazio i principali sindacati per avere ringraziato me per l'opera realizzata. In questo pacchetto sicurezza ci sono molte cose importanti, le riassumo per titoli. Maggiori tutele per gli appartenenti alle forze dell'ordine quando vengono aggrediti, feriti, vilipesi. Porto d'arma privato per le forze dell'ordine, possono sempre portare con sé la loro arma, che è una cosa sempre utile. C'è maggiore severità nel caso di rivolta nelle carceri. Il contrasto più severo alle occupazioni abusive delle case dei cittadini. E poi ancora maggiore tutela degli anziani vittime di truffa. E poi anche misure più severe contro i borseggiatori e contro chi si dedica all'accattonaggio, i finti poveri che poi casomai ti rapinano o ti fanno prepotenze nelle metropolitane o nelle stazioni. Ci sono insomma cose concrete e anche misure più severe nei confronti di chi fa blocchi stradali. Tempo fa a Roma, sul raccordo anulare, alcuni ambientalisti o sedicenti tali si sono calati con un'imbragatura dai ponti sul raccordo anulare e le macchine si sono dovute bloccare, ci potevano essere tamponamenti a catena, feriti, stragi, e qualcuno difende ancora questi teppisti che imbrattano monumenti, palazzi e bloccano le strade. Maggiore severità, questo vuol dire un governo di centrodestra, questo chiedeva Forza Italia, ma poi ci sono anche i soldi per il contratto delle forze di polizia, delle forze armate e del soccorso pubblico. Non ci dimentichiamo mai i vigili del fuoco e tutto il personale che concorre alla protezione civile. Soldi per i contratti, i nuovi contratti. Poi ci sono i soldi per la previdenza complementare, che è fondamentale per il futuro dei giovani che oggi si arruolano. Quindi più tutela, più sicurezza, più rispetto, più severità nei confronti di chi delinque, ma più attenzione, contratti, previdenza e tutela per il personale del popolo in divisa. Noi siamo al governo per fare queste cose. Forza Italia le ha volute fortemente, con risorse adeguate. Gli altri stanno con chi imbratta, con chi occupa, con chi offende le forze di polizia. Noi invece siamo per la legge e per l'ordine. Grazie al popolo in divisa per quello che fa e grazie a tutti noi per avergli dato queste risposte.